Come è strutturato questo percorso di questa regata? Le barche partono dalle due boe, la linea di partenza è tra le due boe bianche, poi proseguiranno verso fuori andando a una boa che è posizionata contro vento, quindi un'andatura di bolina. Dopo aver virato le due boe, lasciandole a destra, le barche scendono in poppa, cioè col vento alle spalle, e vanno alle altre due boe rosse che sono posizionate in basso. E possono essere lasciate indifferentemente sia quella di destra che quella di sinistra. Poi ritornano su, quindi di nuovo controvento, fino alle boe gialle fuori, e poi vengono a tagliare l'arrivo dopo aver rifatto la poppa e tornano alla, dove sono partite, alla linea di partenza. Quindi quella fa da linea di partenza e linea di arrivo. Qui è iniziata da poco questa attività, quindi si stanno mettendo a punto e stanno capendo sempre di più delle barchine, perché non è che ci hanno grossissima esperienza per il momento. Chiaramente migliorano volta per volta, andando a mare capiscono sempre di più come comportarsi, come regolare la barca, e quindi le performance miglioreranno sicuramente col tempo. Puoi spiegare ai telespettatori di Cilento Channel in cosa consiste questa regata? Questa è una regata di prova, un allenamento del gruppo modellismo dinamico della Lega Navale, sezione di Agropoli. Ci stiamo allenando per prendere più confidenza con queste barche, che sono particolari, divertenti, ma anche un po' difficili. In cosa consiste questo evento? Ci stimolano a tornare bambini, quindi è un ritorno all'infanzia per tutti quanti noi, e ci si diverte. Ma è anche di incontro tra amici, è una cosa divertente. E siamo in una gara qui? Sì, abbiamo appena terminato una regata e ne deve iniziare un'altra a breve. E cosa ha spinto ad avere questa passione per la barca a vela, per il modellismo? La sindrome di Peter Pan è... Diciamo è una cosa anche per avvicinare i bambini al mare e esercitare queste... Si allena molto? No, poche, io veramente sono più pescatore che velista, loro sono... Si allena anche la notte, io posso... Non è vero. È lui che è bravo, io come dimostrazione ho fatto l'ultimo, quindi... Bene. Lei invece che posto ha fatto? Non lo so, penso terzo o quarto. Diciamo è un allenamento questo più che altro. Abbiamo fatto il campionato primaverile a maggio e adesso cerchiamo di allenarci con i telecomandi qua, con i server. Ma quasi tutti noi veniamo dalla Vela Grande, ognuno di noi ha la barca a Vela Grande.